Facciamo un primo giro di tavolo, anche se voi vi conoscete a gruppi, insomma, credo. Comunque, dato che possono esserci persone che non sono all'interno di cittadinanza attiva o che non ci conoscono, facciamo un breve giro di tavolo per vedere se ci sono stati nelle presentazioni precedenti qualche nodo, qualche problema, qualche cosa che vogliamo, in qualche maniera, su cui vogliamo ritornare. Poi vi prendo 10 minuti su questo, anzi lo faccio prima, mi prendo 10 minuti per presentarvi queste mappe di comunità un po' più approfondite. A questo punto facciamo il giro di tavolo per sapere se ci sono dei nodi e dei problemi e poi incominceremo a fare delle sperimentazioni su come organizzare la mappa di comunità con le altre persone. Poi il programma che noi abbiamo è fatto in questa maniera. Noi abbiamo due incontri come questo, ossia degli incontri interni ai gruppi di lavoro. Noi abbiamo aggregato le 100 persone, che le 103, 104 persone che partecipano alle attività per gruppi, facendo riferimento a quelle che sono delle aree omogenee, più o meno omogenee. Poi in realtà è stata un po' strumentale questa cosa, perché ci saranno delle situazioni in cui le problematiche delle città potrebbero essere degli inserimenti potrebbero essere punti di aggregazione. Però noi volevamo costituire dei gruppi di circa 20 persone. E quindi abbiamo ipotizzato che ci fossero delle città sopra i 100.000 abitanti, sotto i 100.000 abitanti, capoluoghi di regione, e la vostra appunto riunisce i capoluoghi di regione sotto i 100.000 abitanti. Come si diceva, è strumentale perché poi ogni insediamento, ogni città ha la sua storia, c'è le sue necessità di approfondimento. Però tanto per avere un minimo comune denominatore tra i diversi gruppi, abbiamo aggregato, onde evitare di presentare più volte questi stessi ragionamenti. E poi anche perché alcuni sono proprio ridottissimi come gruppi, cioè abbiamo una serie di soggetti che a Trento, ad esempio, una sola persona, e altri ce ne sono, e altri sono molto numerosi, a Roma, a Bologna ce ne abbiamo più di 10 a ciascuna cosa, per cui anche per commischiare, per non lasciare poi isolati coloro i quali sono in poco. Che cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo partire con un percorso che ci terrà vicini per circa un anno, un po' di meno, e che noi stiamo cercando un po' di aggregare, che è fatto da tre prodotti. Le prime, abbiamo detto, sono le mappe di comunità, la seconda sono le strategie e la terza è il piano di resilienza. Questi tre prodotti noi li costruiamo con le persone. Scusate. E quindi, no, scusate, facciamo queste tre operazioni. Queste tre operazioni le prime due vanno a confluire in quella che sarà la strategia, il piano di residenza. Le prime due attività che noi andiamo a svolgere sono finalizzate a quello di mettere, di attivare gli abitanti, i cittadini. Quindi noi faremo in maniera tale che all'interno di questo percorso di costruzione di queste mappe, poi di costruzione delle strategie, di costruzione del piano di resilienza, di interloquire il più possibile con delle persone che non sono solo gli attivatori, ma che sono anche altre al di là degli attivatori. Per fare questo, noi abbiamo organizzato il percorso in questa maniera: facciamo un incontro come questo, un altro la prossima volta. Oggi, noi di fatto, in questo primo incontro, facciamo solamente un confronto ed un ragionamento sulle modalità di attivazione, per quello che faremo insieme. La seconda volta, invece, parleremo nello specifico delle singole aree. Dopodiché è dell'organizzazione degli incontri successivi. Dopodiché facciamo un incontro con i cittadini, raccogliamo quello che emerge dall'incontro con i cittadini, lo elaboriamo, in questo caso con il gruppo di lavoro, quindi non direttamente gli attivatori, se vogliono, ovviamente se volete, siamo tutti contenti, se no è un lavoro che non grava sugli attivatori, ma grava sul gruppo di lavoro, quindi quello che abbiamo organizzato che farà tutti questi ragionamenti, lo restituiamo in un'altra riunione aperta ai cittadini. Lo stesso modello lo applichiamo poi per fare, questo è il piano delle mappe, per fare poi il ragionamento sulle strategie e poi per fare il piano di resilienza. Per cui voi avrete un impegno di circa un incontro al mese. Tutta questa operazione è solo per dire. Noi stiamo cercando di raccogliere un pochettino i tempi e per cercare di non sforare l'anno, per capirsi, però questo è l'impegno. Ovviamente alcuni incontri come quelli che stiamo facendo adesso non vi porteranno altre attività oltre quelle che stiamo facendo, nel senso finisce qui, abbiamo finito queste 2 ore, ci rivediamo tra 2 ore, ognuno fa le sue riflessioni, ci vediamo tra 2 settimane, ognuno fa le sue riflessioni e ci rincontriamo per altre 2 ore. Altre invece ci saranno delle attività, perché quando noi cercheremo di organizzare
gli incontri con i cittadini, voi da attivatori ed insieme con noi andremo a trovare i sistemi per attivare queste persone. E cercheremo di capire come invitarle, chi invitare a questi incontri, se sono i rappresentanti dell'associazione, dei cittadini che noi conosciamo. Dobbiamo scegliere insieme qual è il luogo dove farle, anche il luogo fisico, se lo facciamo fisicamente, se non lo vogliamo fare da remoto. Tutte queste robe le dobbiamo scegliere insieme. E voi sarete chiamati a fare un po' da trade union tra quello che è il gruppo di lavoro dell'attività e quelle che sono le persone che sono collocate in quel luogo. La riunione poi sarete voi la parte attiva, perché poi questo percorso che noi stiamo facendo di formazione è una formazione che da una parte c'è una formazione frontale come quella che abbiamo fatto precedentemente e che stiamo facendo anche domani, ci incontriamo, e un'altra parte è una formazione attiva e quindi insieme andiamo a costruire quelle che sono questi incontri, insieme cercheremo di far parlare le persone, di tirare fuori dalle persone quello che è il loro bagaglio e la loro capacità propositiva. Quindi questo è molto sinteticamente questa nostra attività che andiamo a fare. Alla fine di questo incontro, nei prossimi giorni, vi manderemo quello che è il progetto esecutivo per costruire le mappe di comunità, le tabelle di impegno che vi ho accennato. Poi noi abbiamo fatto delle schede sui territori per avere un'idea di che cosa stessimo parlando, che l'ha fatta Alessandra, vi manderemo anche queste. Queste schede sui territori, se Alessandra ce ne fa vedere una, cioè così. Ok, questo è il cronogramma che abbiamo detto prima che vi mandiamo. Di fatto c'è un incontro al mese. Noi stiamo cercando di accorpare un pochettino per ridurre un po' i tempi. Supponete che gli ultimi due, se l'azione 2, gli ultimi due o tre incontri dell'azione 2 sono sovrapposti agli incontri dell'azione 3. E quindi che sarebbe l'azione 3 sarebbe il piano di resilienza. Andiamo presto. Noi abbiamo fatto queste schede di intervento, in questo caso c'è Trento, ma l'abbiamo fatto su tutti i luoghi che sono stati individuati. Che cosa sono? Sono una raccolta di informazioni, una parte da parte letteraria, quindi Istat e altre cose, e altre fonti sul consumo dei suoli, sulle principali problematiche che sono emerse, che ci stanno, ed un'altra invece è una ricerca online, che per noi è stata molto interessante. Voi sicuramente nei vostri territori conoscete bene questi episodi, in cui abbiamo cercato di capire quali sono le problematiche principali che si leggono in rete. Ovviamente queste problematiche possono non essere poi quelle effettive, o possono essere molto meno i cittadini che parteciperanno al nostro percorso elaborativo potrebbero essere molto meno interessati a queste, però almeno noi sappiamo più o meno di che cosa stiamo parlando su questi territori. Queste sono le schede che sono tra l'altro anche richieste da programma e che vi arriveranno. Qual è l'obiettivo della mappa di comunità? Ne abbiamo già parlato, abbiamo visto anche delle mappe di comunità che noi non dobbiamo copiare, nel senso che noi non abbiamo un modello preciso di riferimento. Noi utilizziamo le mappe anche in questo caso strumentalmente. Usiamo le mappe per far parlare le persone. Quindi noi sappiamo che lo strumento è la mappa di comunità, i contenuti li stabiliamo insieme alle persone che saranno presenti a questo incontro. Quindi ci saranno delle persone, e poi lo praticheremo adesso tra poco, ci saranno delle persone che avranno delle problematiche che per loro sono più importanti e che ce le faranno emergere, e noi cercheremo di interpretarle, di mediarle, di mettere nelle condizioni a tutti quanti di dire quello che loro ritengono, sia come problemi, sia come risorse. La mappa di comunità viene fatta su tematiche molto estese, riguardanti sia la parte delle problematiche sia la parte delle risorse. Adesso questo poi lo vediamo. Allora, io adesso mi fermo e così senza e vi facciamo un giro di parole insieme, in cui voi mi raccontate, mi dite rapidamente, perché siamo a una decina, per cui non abbiamo tempo infinito per parlare, però mi dite se ci avete, intanto se siete interni o esterni all'associazione, se ci sono state delle cose che non vi sono state chiare in una fase precedente, se ci avete dei dubbi o delle altre domande, delle richieste di approfondimento. Io mi segno tutte queste cose e poi cerchiamo di andare avanti con una risposta. A termine di queste risposte faremo una sperimentazione insieme su come costruire le mappe di comunità. Ok? Io parto dal giro che ho sul video, quindi la prima parola a Carlo. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Carlo di Cagliari, collaboro con Cittadinanza Attiva da oltre 10 anni. Attualmente sono
lavoro presso Cittadinanza Attiva Sardegna. È un'organizzazione di volontariato in Sardegna. Niente, facciamo diverse attività, mi occupo un po' di varie cose, dai progetti alla do una mano nella contabilità, do una mano insomma a creare insomma report, insomma tutto quello che poi Cittadinanza Attiva propone, monitoraggi, insomma attività che Cittadinanza Attiva propone a livello nazionale, poi a livello regionale e locale. Molto bene, grazie. Senti, ci sono stati dei punti per cui vorresti degli approfondimenti, delle cose che non sono state chiare, non solo adesso, ma in tutto il percorso che fino adesso abbiamo fatto. Ti farebbe piacere sapere qualche cosa in più o delle cose del programma che non ti sono risultate chiare? No, ho iniziato nella piattaforma un po' a guardare tutte le attività, gli approfondimenti, e credo siano molto belli, importanti, utili anzi. E poi quello che anche avevo già espresso, l'esperienza diretta di altre organizzazioni, altre realtà che ci raccontano la loro esperienza, è sempre utile per poi farla diventare buona pratica e portarla poi anche nel territorio. Quindi per adesso un bel percorso. Va bene, Carlo, grazie. Grazie. Allora, Sara, vai, raccontaci. Subito io. Ok, allora io sono Sara Spissu, anche io sono della provincia di Cagliari, collaboro con Cittadinanza Attiva relativamente da poco tempo, un anno e mezzo, come volontaria ed esperto esterno. Insieme a Carlo abbiamo portato avanti dei progetti di educazione ambientale, di attivazione, possiamo parlare di attivazione civica dei bambini, soprattutto dei minori, con interventi sul territorio. Per quanto riguarda quello che faccio io di formazione sono biologa, sono anche tecnico del turismo esperienziale, e in particolare ho appena finito una supplenza alle scuole medie, quindi insomma diciamo che mi sto brancamenando su varie cose, proprio sui grafici poi tra l'altro. Quindi sono molto contenta di far parte di questo programma. Per quanto riguarda gli approfondimenti, mi sembra un tema molto molto interessante, tutti molto interessanti. Mi rimane un po' ostico capire come attivare il territorio, ma immagino che a questa domanda insomma risponderete nei prossimi incontri. Per adesso tutto molto chiaro e anche molto interessante. Grazie. Ok, grazie a te. Anna Rita, vai. Eccomi. Allora, anche io va bene dalla provincia di Cagliari, io conosco Cittadinanza Attiva. Scusa Anna Rita, quando dici provincia di Cagliari, da dove esattamente? Per questa è una mia curiosità. A Semini, ma non so se conosci. E invece Sara da dove? Io sono di Quarto Sant'Elena. Ok. Io ho collaborato con Cittadinanza Attiva tantissimi anni fa, dopo la laurea ho fatto un tirocinio post laurea all'interno di Cittadinanza Attiva, poi ho continuato a collaborare, poi avendo trovato lavoro anche da altre parti un po' ci siamo persi, però sono sempre rimasta in contatto con Carlo, avevamo creato anche dei progetti legati all'immigrazione all'epoca. So più o meno come funziona all'interno dell'associazione, quindi il report, gli audit civici, eccetera, eccetera. So come lavorano, per cui insomma non ho problemi da quel punto di vista. Per quanto riguarda le domande, sì, qualche punto interrogativo c'è. Mi diceva Sara, sicuramente saranno tutti i punti interrogativi che verranno poi... diciamo, avremo risposte sicuramente cammin facendo, ecco. Quindi qualcuno, per esempio, Sara ci ha parlato del come attivare il territorio. C'è qualcuno di questi, per esempio, anche per te, come attivare il territorio, c'è qualche altra questione? Perché poi se non siamo così bravi da anticipare le vostre risposte. No, più che altro magari gli strumenti, cioè che tipo di risorse avremo a disposizione per poter appunto poi concretizzare, insomma, le nostre idee. Va bene, ricevuto, grazie. Allora, Laila. Eccomi, salve a tutti, sono Leila,
Leila. Si scrive Laila, ma si pronuncia Leila, okay. Insomma, così. E in realtà questa è la mia prima esperienza con cittadinanza attiva. Di dove sei tu? Di dove stai? Perugia. Ok. E in realtà perugina, ma come vedete dal nome, straniera di origini. Mamma è polacca, papà invece è della Tunisia. E io però sono nata qui a Perugia. Dalla G perugina si sente. Ah sì, di solito dicono la D. Il donca perugino di solito affiora sempre con molta veemenza. Ecco, ripeto, è la mia prima esperienza con cittadinanza attiva. Comunque conoscevo l'associazione perché per vie traverse, nel senso che comunque io ho sempre lavorato con altre associazioni, quindi anche solo per sentito dire mi è capitato. Ed ecco, ora in realtà non ho molte domande per quanto riguarda la formazione, però sicuramente mi aggancio alle domande già fatte, quindi capire bene che tipo di strumenti abbiamo, ecco, questo okay, mi preme. Cioè per capire, ecco, per farsi un'idea. Va bene, grazie. Allora, Maria Grazia. Eccomi. Io sono Maria Grazia Ficchicelli, sono la coordinatrice di territoriale per Oristano di Cittadinanza Attiva. Sono dentro Cittadinanza Attiva fin dalla sua nascita, quindi una vecchia militanza, laureata in lettere. E sto partecipando a questo progetto perché inizialmente, quando Graziano Duma l'aveva proposto, io ne sono rimasta estremamente entusiasta e pensavo di poterlo realizzare nel mio territorio, cioè quello oristanese, perché ne avrebbe grandissimo bisogno. Ho avuto molte difficoltà a trovare persone, attivatori. E quindi mi sono rivolta a Carlo, che è stata la mia ancora di salvezza, perché stavo per rinunciare poi a questo progetto. La mia ancora di salvezza insieme con Sara, con Anna Rita e con, aiutatemi, con e Margherita, ecco, non ti vedevo più, che conosco soltanto in videoconferenza, ma troveremo il modo di vederci in presenza, perché io intendo partecipare anche se non nel mio territorio, però se mi volete io ci sono. Troverò comunque sia mezzo a tante altre fatiche anche questo, perché veramente sono molto entusiasta di questo progetto. Quali sono le mie perplessità? Penso di ripetere quello che è stato detto prima, cioè il coinvolgimento del territorio, che è sempre la parte, a mio parere, non dico più difficile assolutamente, ma certamente complessa. Ma penso che, anzi sono convinta che ci darete tutte gli strumenti e gli aiuti possibili per risolvere, per affrontare questo nodo. Non so se sono, non ho partecipato all'incontro in presenza, quindi anch'io la borsetta non ce l'ho. Gravissima. Ma io spero che me la procurerete. bene, ci auguriamo buon lavoro, ci sono. Va bene, grazie tanto. Allora, Nicoletta, raccontaci. Claudio, Nico. Scusate, io ancora ogni tanto faccio queste gaffe digitali. Allora, sono Nicoletta Casbarrone e sto a Perugia. Cittadinanza attiva, sono una cittadina attiva e l'associazione la conosco e la frequento da una decina di anni. E ho fatto insomma diverse attività anche di varie tipologie. E sono molto felice di partecipare a questo percorso, perché il tema, no, dell'attivazione civica e il coinvolgimento dei territori sono insomma, temi con i quali ci confrontiamo sempre, sono tematiche importanti, però
la cosa che mi mancava e che quindi spero di acquisire sono proprio gli strumenti pratici che poi ci permettono di attivarci, attivare il territorio, coinvolgere le persone. Quindi il percorso fatto finora l'ho trovato molto utile, anche perché c'era un po' di tutto, no? Un po' di enunciazione teorica e un po' di racconto di esperienze. Quindi il racconto di esperienze, la vista anche, no, del materiale fotografico, comunque ti dà un'idea delle cose possibili che si possono fare. Indubbiamente adesso c'è il gap tra quello che abbiamo visto e il riuscire a metterlo in pratica, però credo che questa sia una cosa che poi mano a mano riusciremo a sciogliere, entrando un po' più nello specifico del territorio, rendendoci conto del contesto, capendo, no, che tipo di risorse abbiamo intorno in termini ambientali, in termini umani, e quindi poi, insomma, con il supporto degli esperti, immagino riusciremo a fare un buon lavoro che poi magari potrà essere replicato anche per altre zone. Io devo essere sincera, con il mio gruppo abbiamo pensato a un territorio in cui lavorare, in cui operare, perché è un territorio in cui in parte già è stata avviata un percorso di attivazione civica. Quindi, no, partire in un contesto già un pochino fertile come prima esperienza ci sembrava una buona idea. Questa comunque è una cosa ancora da definire. Appena diventeremo più operativi definiremo appunto questa cosa. In generale però l'idea è quella appunto di acquisire degli strumenti che poi ci permettano di operare anche in altri luoghi, in altri contesti, okay, in altri momenti. Grazie Nicoletta, grazie tanto. Allora, proseguiamo. Lucia, vai. Ciao a tutti, sono Lucia, anch'io sono di Perugia, sono stata, anche se, vabbè, non perugina, ma lo sottolineo solo, non è importante. Sono stata coinvolta in questo progetto da Nicoletta Gasbarrone, che mi ha fatto anche conoscere gli altri partecipanti del nostro gruppo di Perugia. Conoscevo Cittadinanza Attiva soprattutto per la sua per quello che l'attività che svolge nelle Marche, perché io vengo dalle Marche e Cittadinanza Attiva come Tribunale del Malato è veramente molto presente e molto sentita, quindi nel territorio marchigiano Cittadinanza Attiva c'è sempre, ogni volta che c'è una manifestazione o qualcos'altro su questa linea. Però non avevo mai partecipato a progetti specifici vostri. Io trovo l'idea il progetto estremamente interessante, soprattutto per una cosa, un po' perché si differenzia da tutti i progetti che mi sono capitati sotto da diversi anni, mi sono capitati tra le mani, partire dal basso. Cioè, mi sembra veramente che questa volta l'approccio sia fortemente questo. E nello stesso tempo credo che sia, almeno per me, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, per il mio modus operandi e forse anche per la mia forma mentis, la cosa più difficile. E infatti la mia prima domanda forse è elementare, no, sicuramente sarà elementare e banale, e sono sicura che invece tutti voi ce l'avete ben chiaro, il passaggio dalla mappa di comunità che io avevo sempre visto, però applicata in tutt'altri contesti, quindi in centri molto piccoli, volta soprattutto a scavare, a risvegliare le tradizioni, la conoscenza del proprio luogo per
per mostrarle alle generazioni future e a chi magari appunto non conosce bene il luogo da cui proviene. E attivare poi la cittadinanza, cioè quindi da questo risultato, dal creare la mappa di comunità, ad attivare la cittadinanza al promuovere delle nuove iniziative. Quindi questo, il collegamento tra le due cose mi risulta ostico. Ecco, solo questo. Grazie, ciao a tutti. Grazie a te, Lucia. Ci abbiamo ancora Margherita. Eccomi. Allora, come dicevo prima, io sono di adozione sarda, perché sono 3 anni che sono a Cagliari. E niente, no, non conoscevo cittadinanza attiva, ma grazie a Sara Spissu che me ne ha parlato, e anche grazie alla conoscenza di Carlo Veglio ho sempre sentito parlare di cittadinanza attiva, e quando mi hanno coinvolta, insomma, sono stata contenta, perché mi interessa molto l'attivazione civica, anche il fatto di coinvolgere persone, perché insomma il mio carattere mi porta ad avere contatti con le persone. E niente, il mio settore è quello turistico, quindi anch'io come Sara sono tecnico del turismo esperienziale, e non vedo l'ora, insomma, di essere operativa. Molto bene, Margherita. E c'è stato qualche cosa, qualche passaggio di quelli che abbiamo fatto fino adesso che ti è rimasto oscuro? C'è qualche problema, qualche cosa che ti farebbe piacere approfondire? No, non nel particolare, immagino che avrò le risposte man mano che andremo avanti, e anche io ero curiosa di capire il tipo di risorse che avremo appunto a disposizione. Ok, va bene. Mi sembra che abbiamo parlato tutti. E io volevo presentarvi Graziano Duma, lo conoscete, adesso è in incognito, ma esiste, c'è, cioè, il responsabile delle attività, e poi abbiamo Raniero Maggini, che è responsabile nel Lazio dell'ambiente, di cittadinanza attiva, oltre che parte fondante dell'area ambiente e territorio, e Alessandra, che è la persona che ci sta aiutando in tutta la fase organizzativa delle azioni 2 e un pezzetto di 3, che è una nuova acquisizione di grande qualità, diciamo, molto contenti di aver lavorato, che venga a lavorare con noi. Ok, adesso passiamo alle risposte. Le risposte non ve le do, le troviamo insieme, perché poi in realtà voi tutte avete individuato un punto centrale della questione, che è quello dell'attivazione, ossia come si fa ad attivare e quali strumenti ci abbiamo. Okay. Noi in questo momento abbiamo predisposto queste 3 strumentazioni, adesso bisogna costruirle insieme, vedere se queste strumentazioni riusciamo a farle funzionare, e secondo noi queste 3 strumentazioni, insieme, 3 passaggi, mappe di comunità, direzione delle strategie e piano di resilienza, noi potremmo riuscire ad attivare dei cittadini. Perché questo? Perché in realtà sono delle strumentazioni in parte vecchie, insomma, già note ma modificate, ed in parte fortemente innovative, perché le mappe di resilienza a livello di comunità non sono state fatte, sono state fatte a livello più piccolo, quello di città, e che potrebbero essere quelli che poi ci servono attualmente per poter innescare questi nuovi processi di sensibilizzazione e di aggregazione intorno a queste idee. L'idea centrale è quella di dire che i cittadini, le persone, gli abitanti, hanno il diritto di progettare il proprio futuro, non solo per il colore della panchina sotto casa, ma anche su questioni più importanti. E questo diritto si esercita in qualche maniera. Quale questa maniera? O mettendo in attivazione le amministrazioni, o se no auto-organizzandosi in maniera tale che si cresce la sensibilità delle persone e poi si interloquisce con le amministrazioni. Il secondo di questi percorsi è quello che noi stiamo praticando, ovvero sia quello dell'esercizio di un diritto che, come avete visto, è stato ben chiarito dall'intervento di Moro il primo giorno, al primo incontro. È un diritto che afferisce alla Costituzione ed oltre, ai singoli individui, e quindi noi stiamo esercitando questo diritto di essere propositori, in particolar modo di questioni in cui noi eravamo sempre un po' fuori, perché siamo stati negli anni, secondo le normative, chiamati di volta in volta a rispondere a un piano regolatore, a fare l'osservazione a un piano della sanità, e per singoli settori, per singoli punti di procedure e processi molto più lunghi.
Mentre noi diciamo che non è così, non è solo così che si esercita il nostro diritto, ma che noi possiamo essere noi stessi propositori, anche rispetto alle amministrazioni, di nuovi scenari, di nuovi progetti. Allora, il primo punto che dobbiamo capire è come si compone, come si costruisce questa mappa di comunità. Allora, immaginateci che adesso noi non siamo più gli attivatori e il gruppo di lavoro di cittadinanza attiva, ma che siamo ad un incontro pubblico in cui voi stessi e noi stessi siamo noi facilitatori e voi i soggetti che siete venuti a partecipare a questo incontro. Poi questo ruolo ce lo scambieremo, perché poi in realtà quello che stiamo facendo noi adesso lo farete voi o qualcuno di voi, quando, se vorrà, ovviamente, all'interno dei momenti di interazione con le persone. Allora, questa prima cosa che abbiamo fatto adesso, che è durata 25 minuti, è il primo punto che si fa quando è un incontro delle persone, ossia sorride e cerca di capire le persone come sono fatte, che interesse hanno a stare lì, e quindi si incomincia a parlare. Noi l'abbiamo già iniziato prima e con alcuni di voi anche molto prima, però insomma, di fatto è il primo meccanismo. Uno invita delle persone, queste persone possono non essere nostre, ossia possono non essere dell'associazione, e possono avere un loro portato culturale anche diverso da quello che noi abbiamo. A noi interessa comunque ragionare con loro e quindi cerchiamo di metterli a loro agio. E quindi una prima parte di questi incontri pubblici, normalmente, ipotizzate che questo gruppo di lavoro che sta gestendo, quindi Raniero, adesso Alessandro è molto giovane, ma gli altri che parteciperanno, noi in questi ultimi anni avremmo fatto un'ottantina, un centinaio di percorsi di questo tipo, e più, vabbè, qualcuno di noi un po' più vecchio, io, insomma, sono tanti anni di età, però insomma, diciamo insieme ne abbiamo fatti tanti. Ed è importante mettere le persone a proprio agio, no? Nel senso, stare tranquilli, noi non entriamo in questi incontri con un percorso definito, noi non abbiamo un obiettivo, noi l'obiettivo lo scegliamo insieme, non abbiamo da far passare il progetto di un'autostrada, né quello di un ospedale, né quello di una linea elettrica, noi stiamo lì tranquilli per cercare di capire tutti insieme quali sono le soluzioni che ci fanno stare meglio nel futuro. E questo gli altri lo devono sentire, lo devono capire, che sono parte attiva, che non c'è un disegno preconfigurato nel cassetto. Abbiamo fatto questo primo incontro, ci siamo presentati, abbiamo ragionato, e adesso la domanda che noi facciamo, dobbiamo costruire queste mappe di comunità, e noi la prima domanda che ci facciamo è: quali sono i problemi di questo territorio? E quindi noi adesso cominciamo a ragionarci insieme, ipotizzando che non stiamo più parlando solamente, ovviamente mettiamo insieme i problemi di Cagliari, i problemi di Trento, i problemi di Perugia, in questo momento è indifferente, è solamente praticare insieme un metodo, una soluzione. E quindi io farei questa domanda, allora partiamo sempre da Carlo, perché stato giro poi cambieremo. Allora Carlo, secondo te quali sono i problemi del luogo in cui tu vivi, del territorio in cui tu vivi? Adriano, solo una cosa, perché nel frattempo Alessandro l'ha già salutato, ma ci ha raggiunto anche Alessandro Donato. No, Alessandro, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Scusate il ritardo, però purtroppo non riuscivo ad entrare prima. Sì, io pure ci ho avuto un po' di problemi ad entrare. Anche Lucia, mi sembra. Insomma, non si sa perché ogni tanto Zoom non ci aiuta, come si dice. Va bene. Allora, ti percorro rapidamente, abbiamo fatto un giro, ciascuno di noi ha detto rapidamente chi era più o meno, insomma, che cosa gli interessava, perché stava qua, qual era l'interesse, e più ha evidenziato dei nodi critici di quello che è già stato, cioè qualche cosa che non era chiaro. Quasi tutto quello che è emerso è il desiderio di approfondire quelle che sono le strumentazioni e le modalità con cui attivarci. Dopodiché io ho cominciato a parlare, credo che proprio il punto già ci fossi, e ho detto che noi adesso stiamo sperimentando insieme un incontro, come se facessimo un incontro in cui noi facciamo invece degli attivatori e voi fate le persone che partecipano a questo incontro. Dato che il primo obiettivo è quello della costruzione della mappa di comunità, la mappa di comunità noi la costruiamo evidenziando problemi e risorse, adesso parliamo dei problemi. Quindi la domanda che uno fa alle persone che partecipano, e quali sono secondo te i principali problemi che stai affrontando, che affronti, che tu ritieni esserci su questo sul territorio? E il primo a cui facciamo questa domanda è Carlo. Io prendo una penna, normalmente questi si possono fare anche con dei tabelloni, si possono fare scritti sul computer che poi compaiono in un video, ma non è importante. In questo momento c'è una penna, anche se tu grazie. Vai.
Quante ore ho a disposizione? Tre minuti. Scusate, okay. È colto un segno fondamentale di quello che dobbiamo avere come cosa comune. Questi laboratori, noi prima quando entriamo, dobbiamo dare delle regole. Poi le vediamo quest'altra volta. Normalmente le regole più semplici sono quelle: ad alzata di mano per chiedere la parola, pochi minuti per parlare, perché evidentemente dobbiamo far parlare tutti quanti, e poi un comportamento non aggressivo nei confronti degli altri. Questi sono i tre punti che noi chiederemmo. Poi quest'altro incontro in cui cercheremo di capire a livello organizzativo come organizziamo l'incontro, poi le determiniamo, perché queste sono cose che vanno dette prima. Il gioco è un gioco che va giocato secondo delle regole. Ok. Sì, era una battuta per... ma è stata anche è un'occasione per dire dell'altra cosa. Assolutamente, sì. Vai, Carlo. Io mi concentrerei su una problematica in particolare, poi magari le altre verranno fuori anche dagli altri territori. Sì. Credo che il territorio dove vivo abbia come principale problematica le disuguaglianze. Disuguaglianze di servizi, disuguaglianze di stare nel luogo, disuguaglianze anche di organizzazione proprio dei territori. Quindi ci sono dei quartieri che magari sono un po' più vitali perché hanno delle risorse e altri che invece sono un po' più abbandonati. Quindi, diciamo, la bellezza di una città c'è, perché comunque il territorio è bello, il mare, arte, però poi questo diciamo fa dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B nel nostro territorio. E quindi, insomma... Scusami Carlo, proprio all'interno della città questo succede? Sì, sì, perché poi all'interno della città di Cagliari ci sono una trentina di quartieri. Uh-huh. Che però hanno proprio dei trattamenti completamente diversi a seconda, insomma, per esempio il quartiere Alto Castello di Cagliari, se può capitare, insomma, è bellissimo come territorio, però poi magari hai gli ascensori rotti e non si può raggiungere, o non lo possono raggiungere persone disabili, oppure ci sono dei quartieri, diciamo, ghetto, che alla fine insomma, dei territori che diventa quasi impraticabile arrivarci, sia perché c'è un po' di resistenza da parte dei cittadini, sia perché poi si è creata questa frattura tra cittadini stessi, tra istituzioni e cittadini. E quindi, insomma, io direi che come prima problematica da segnalare nel mio territorio è questo delle disuguaglianze, dell'essere distanti per tante cose, okay. Quindi economica, ambientale, sociale e così via. Molto interessante quello che hai detto, Carlo, nel senso che hai parlato di una frattura tra i cittadini, che normalmente si parla sempre di fratture tra cittadini e istituzioni, invece oltre alla frattura tra cittadini e istituzioni tu hai evidenziato una frattura tra cittadini, che è una frattura che di solito le disuguaglianze sono più moderate, cioè nei periodi buoni sono più moderate. Evidentemente illustra un momento di crisi che non è solamente cagliaritana, evidentemente, ma insomma è abbastanza diffuso. Ok, grazie assai, molto interessante. Sara, raccontaci te qualche cosa di problema. Okay. Io vi racconto qualcosa di quarto. Va bene. Allora, mentre parlava Carlo, pensavo a quali potessero essere le assonanze. In realtà, se io penso ai cittadini della mia città, penso che lo sport cittadino sia il lamento. Quindi qualsiasi cosa venga proposta viene vista come qualcosa da demolire e non si ha più quello sguardo che ci fa capire che quali sono le nostre risorse e come valorizzarle. Cioè sembra che il gioco sia al ribasso di tutto. Mi rendo conto che la situazione è contingente, anche la questione Covid, la pandemia, però non c'è più la voglia di stare insieme, perché sembra che stare insieme non sia più così importante, ma è meglio rimanere a casa a lamentarsi. E questo incattivisce le persone in un modo incredibile, le rende antipatiche l'una all'altra e la relazione non è più una ricchezza, ma diviene oggetto di scontro. Quindi ci si
divide in tifoserie e non più in gruppi che possono proporre qualcosa. Questo mi sembra il problema più molto grosso. Molto interessante, anche questa è una nota sociale, sociologica, pure, insomma, di grande interesse. Molto bene. Ci sono altre cose che tu individui oltre questa... In questo momento mi sembra la cosa in assoluto più grave, perché a prescindere da tutto, quando si esce in strada non c'è più nessuno. Le persone non ci sono, non escono più, non si incontrano più, e quando parlano, parlano per lamentarsi, non parlano per costruire un futuro. Cioè, è come se non vedessero un futuro, c'è solo un presente che non piace, e però non, è un cortocircuito, non c'è via, sembra che non ci sia via d'uscita. Invece il posto è veramente bello. Tutti quelli che vengono dicono è bellissimo, qua potreste vivere di turismo, però le persone che ci abitano non hanno questo sguardo e quindi non riescono a valorizzarlo. Sono gli altri che ci devono dire quello che abbiamo, invece non è così. Noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre ricchezze per poterle valorizzare, per poter anche vivere di questo, altrimenti l'assistenzialismo farà sempre da padrone. Bisogna uscire dalla dinamica dell'assistenzialismo, non si deve vivere di elemosina o comunque di non si deve vivacchiare, si deve vivere con speranza, con futuro, bisogna costruire, non bisogna demolire. Questo mi sembra gravissimo, io lo trovo veramente grave, da mamma, da cittadina, da tutto. È vero, è una grave questione, sono brutti segnali, come si dice, per una comunità. Anche in questo caso siamo di fronte a un segnale che è molto diffuso, però insomma è importante, cioè nel senso non è un problema né quarto né tuo, ma è un problema piuttosto generalizzato, però è un problema, su questo non c'è più da cuore. Molto bene. Anna Rita, vai. Allora, io mi accodo un po' al discorso che ha fatto Carlo sulle differenze tra quartieri, però nello specifico per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, nel senso che a parte che è un tema, io sono particolarmente attenta sempre alla differenziata, ci tengo particolarmente, quindi magari il mio occhio è più puntato, insomma, su queste dinamiche. Da poco mi è capitato, durante una domenica, di fare una gita in uno dei quartieri che purtroppo non è molto fortunato a Cagliari, però è il punto, diciamo, più alto della città, dalla quale si vede un panorama fantastico. E ovviamente quindi bisogna salire per questa collinetta, che era veramente in una condizione disastrata, sporca e dire poco, piena di rifiuti, ed è un peccato perché quello è un sito anche archeologico, se vogliamo, quindi cioè, vedere queste cose mi ha proprio buttato giù, pensare che lì non arrivi l'istituzione, non arrivi nessuno che aiuti a sistemare un posto così bello, ma perché è bello, non perché uno brutto non vada sistemato. E quindi, insomma, è un tema che mi tocca particolarmente. Ripeto, perché c'è una cosa che riguarda poi anche il suo futuro, volendo tutto il discorso. Ma queste sono tutte parti di un ragionamento d'insieme, come no? Certo, i rifiuti, il trattamento dei rifiuti, l'abbandono dei rifiuti sono degli indicatori fortissimi, intanto possono essere dannosi per la salute dei cittadini. Esatto, era veramente condizioni che uno dice non è possibile che a 2 metri da qua ci siano delle case e che ce ne sono... Ricordiamoci, quando c'è stata la crisi di Napoli, 7-8 anni fa, 10 anni fa, adesso oramai, lì a rischio c'era la popolazione, nel senso che ci spuzzano, bruciavano, usciva diossina, scusate Dio che c'erano 20 topi. Quindi adesso non siamo a Cagliari, non siamo in queste condizioni, però evidentemente sono segnali però questi che vanno forse che faccio va a Carlo, perché Cagliari comunque è una città molto pulita, magari ultimamente un pochino meno, però questa cosa di vedere quartieri bellissimi, molto puliti, e poi vedere questa realtà, insomma, un po' fa riflettere. Fa riflettere, va bene. Maria Grazia. No, prima c'è Leila. Dove è andata Leila? Non la vedo più. Eccola là in fondo. No, ma io posso parlare dopo, magari Nicoletta e Lucia. Dopo Nicoletta e Lucia? Invece no, parli subito perché ci piace sentire la tua voce. Dai, lei. Va bene, ok. I problemi di Perugia, nel senso, sarò un po' pessimista, ma ce ne stanno diversi, nel senso...
Da dove iniziare? Da un po' l'urbanizzazione, da questa cementificazione, da appunto i rifiuti, da quartieri totalmente dimenticati dall'amministrazione comunale. Mi viene in mente tutto un quartiere che penso che Lucia e Nicoletta conoscono bene, che è quello dei Loggi, che praticamente dimenticati, sono tutte case popolari, oppure addirittura molti palazzi totalmente abbandonati, sequestrati alla Camorra, sia a Ponte San Giovanni che a San Sisto, cioè il discorso della droga a Perugia, i problemi del mio territorio sono tanti, sono veramente quali, tanti. Quali senti, tra questi, quali senti tu più, lo senti più importante, più impellente la soluzione? Qual è quello che... Allora, io... Ah, la soluzione non ce l'ho, però sicuramente quello che sento... La tua sensazione, scusa. Ah, ok. Qual è quello, più vicino a me è probabilmente, per come io, per quello che faccio di lavoro, eccetera, è sicuramente quello del rapporto delle famiglie magari un pochino più disagiate con il posto in cui vivono. Quindi il rapporto, rapporto tra famiglie disagiate e il luogo di cui si vive. Sì, cioè io sì. Molto interessante anche questo. Va bene. Ok, quindi abbiamo detto una serie di problematiche generali, classificazione di rifiuti, quartieri dimenticati, palazzi, però uno in particolar modo che è quello delle famiglie disagiate, che ti è più a cuore, insomma, che più ne percepisci di più con la tua sensibilità, l'impellenza, e il rapporto tra famiglie disagiate e luoghi in cui si vive. Ok? Questo è un po'. Molto bene. E allora, Maria Grazia. Mentre parlavate, cercavo di mettermi dalla parte di chi riceve, dalla parte del mio interlocutore. Il cittadino di Oristano cosa risponderebbe? Ecco, sto cercando di mettermi... Allora, accesso ai servizi, soprattutto per quanto riguarda gli anziani e i giovani. Faccio solo un esempio, c'è una certa disponibilità di piccoli parchi che potrebbero essere utilizzati sia dai giovani e sia dagli anziani, ma abbandonati. No, beni comuni lasciati a se stessi. E siccome i cittadini non sempre amano i beni comuni e li trascurano, anzi li usano malamente, sono diventati, come diceva qualcuno, Anna Rita prima, delle pattumiere, ecco, per non usare nessun eufemismo in questo caso proprio. Questo è quello che credo risponderebbero. Poi la questione della urbanizzazione della città. Ma invece quello che pensi te, Maria Grazia, quello che penso io condivido. Condivido esattamente, perché lo viviamo in prima persona. La questione del dissesto stradale, perché veramente Oristano è una città pedonabile, tutta in pianura, e pur tuttavia è difficile da pedonare, perché marciapiedi inesistenti, marciapiedi dissestati, quindi per un anziano sono delle barriere architettoniche per i portatori di handicap. E incredibilmente la nostra amministrazione ha una mole abbastanza onerosa di denunce che poi lasciano il tempo che trovano. Un altro particolare che vorrei mettere in evidenza è la differenza, la disuguaglianza tra il centro della città e le sue periferie, i suoi quartieri periferici e anche le sue frazioni, perché Oristano ha molte frazioni. Anche da qui noi riceviamo tante segnalazioni di abbandono. Uh-huh. E quindi questa disuguaglianza tra il centro storico, che si cerca di renderlo più decoroso possibile, poi quelle che sono le periferie, okay, che diventano nido di male azioni, ecco, okay, quindi soprattutto giovanili. Certo, capito. È molto interessante, ho individuato tre ambiti: uno quello sugli accessi ai servizi, e un'altra delle disuguaglianze, con aree verdi, discorrendo anche, un'altra sulla disuguaglianza tra centro e periferia, ed un'altra
sulle difficoltà, diciamo, dei pedoni, infatti, perché in realtà pedoni o portatori addirittura ancora peggio. Assolutamente sì, e pensa che Oristano è stata classificata città dello sport, e se ne mette una medaglia sul petto su questa celebrazione. In realtà i giovani non hanno spazi per fare attività sportive, e questa la dice lunga su quanto sia lontana l'istituzione dal bisogno del cittadino. Molto bene, grazie tanto Megan. Nicoletta, vai. Allora, io mi ricollego un po' a quello che ha detto Laila. Sicuramente Perugia di problemi ce ne ha tanti, e a me personalmente risulta anche analizzarli a compartimenti stagni, perché è un po' un sistema, no? Che non funziona. Quindi, riprendendo anche quello che è stato detto dagli altri, io ci trovo molto, no, rispetto alle disuguaglianze fra i vari quartieri, quindi centro e periferia, ci trovo molto in termini di abbandono, ci trovo molto in termini di diffusione della droga. Insomma, Perugia è uno dei punti del centro Italia in cui c'è una quantità di spaccio significativa. Tutto il discorso della mobilità è completamente abbandonato, quindi ciò che è mobilità nuova viene utilizzato solo come passeggiata del sabato e non come un reale possibile strumento di trasporto, appunto, no? Quindi, insomma, volendo e dovendo sintetizzare, potrei parlare di mancanza di luoghi di condivisione, perché di fatti poi i luoghi di condivisione portano, no, le persone nelle strade, nelle città, nelle piazze. Quando ci sono le persone c'è meno delinquenza, e i luoghi di condivisione prevedono la pedonabilità. Prima veniva citata, non mi ricordo da chi, quindi insomma, avendoci 3 minuti e volendo sintetizzare, parlerei proprio di mancanza di luoghi di condivisione, che poi, piccola nota e chiudo, in realtà in parte ci sono, perché nel territorio e nelle periferie ci sono tanti soggetti che si sono mobilitati per lavorare appunto su questi spazi condivisi, no? Ci sono anche delle bellissime esperienze, però è sempre tutto realizzato da pochi soggetti coraggiosi che a titolo volontario cercano di incidere positivamente sul proprio territorio. Dopodiché i decisori politici, l'amministrazione sono molto lontani da queste belle esperienze che vengono praticate nei quartieri. Okay. Quindi c'è anche questa... Qualcuno aveva parlato, no, del lamento, dice mi sembra che il lamento è lo sport nazionale. In realtà questa è una nota che io trovo positiva a Perugia. Io non trovo tantissimo lamento, anzi trovo tanti soggetti che a vario titolo in varie zone si impegnano, però sono beatamente abbandonati, e invece credo che sarebbe opportuno una co-costruzione di questi luoghi della condivisione. Va bene. Abbiamo individuato delle cose che sono state già dette, però anche tu hai integrato e ti sei messo in relazione, però anche questa mobilità nuova che non è utilizzata come strumento di trasporto ma per passeggio, e il fatto di queste presenze di soggetti coraggiosi, come le hai chiamati, che poi però lo vediamo casomai dopo con le risorse, è un ruolo di un'amministrazione che non è sempre, diciamo, attenta a quelle che sono a rispondere a quelle che sono le emergenze. Mi sembra che tu abbia fatto un quadro, insomma, ulteriormente di approfondimento rispetto ai discorsi che si stanno facendo. Lucia, vai. Allora, Laila e Nicoletta su Perugia e sul Perugino hanno già detto tanto. Io posso solo aggiungere un quadro generale per chi non conosce la città e magari viene da fuori. E può chiedere, no, ad un cittadino di Perugia cosa è cambiato, che cosa lo colpisce di più. È che Perugia fino a 20-25 anni fa era, a mio avviso, ma ad avviso di tanti, una gran bella città in cui vivere. Sicuramente la crisi economica e altre situazioni hanno portato conseguenze negative in moltissime medie grandi città d'Italia.
Quello che si è visto qui è che insieme alla crisi economica c'è stata una enorme crisi di identità. Quindi è una città che aveva una vocazione impiegatizia, culturale, università per stranieri, grande ricerca e grande attenzione nei servizi scolastici, nei servizi al cittadino, nei servizi allo star bene insieme, allo sport. Tutto questo è venuto a mancare, si è completamente sgretolato. Quindi i quartieri che già, perché ci sono sempre stati, che già prima, negli anni passati, avevano le loro difficoltà, ne hanno sempre di più, e quasi diventa, ormai il cittadino crede che alcuni quartieri siano irrecuperabili, cioè proprio una mancanza di fiducia anche solo nell'intervenire, nel provare ad intervenire. E la città è molto più sporca, molto. Io quando sono arrivata qui assolutamente non era così. Piano piano questa cosa è cresciuta, si è acuita sotto i miei occhi, cioè è una cosa che ogni tanto mi soffermo a pensare, ma non, io prima tutto questo non lo vedevo perché non c'era. È veramente molto sporca rispetto a prima. E poi si sta allontanando sempre di più la realtà del centro con le varie periferie, perché Perugia è un territorio molto esteso, ha tante periferie e molto estese. Come dice Nicoletta, ci sono a Perugia negli anni, diciamo anni 70-80, ogni quartiere che superava i 1000 abitanti veniva fornito di un luogo di ritrovo, strutture sportive e quant'altro. Questi luoghi di ritrovo e queste strutture sportive gestite dal comune insieme a privati, insieme ad associazioni, eccetera, oggi i tre quarti sono vuote. Cioè nessuno se ne prende cura perché il comune non può più farlo. E le associazioni da sole non ce la fanno, le associazioni di quartiere, le associazioni, e di fronte a determinati fallimenti i cittadini neanche ci provano più. Ok, molto bene Lucia, grazie, hai segnalato altre cose, sei partita come se volessi ripetere quello che avevano detto quelli che ti hanno preceduto invece, e poi ci hai raccontato delle cose tue, molto bene, questo è il senso di quello che dovevamo dire. Margherita. Allora, io sono ancora in fase di osservazione per quanto riguarda il territorio, però abbraccio fortemente quello che hanno già detto i miei colleghi, e quindi arrivando qui e guardando il territorio con occhi non da sarda, la prima cosa che ho notato, come diceva Sara, è che non siamo, mi fingo sarda, bravi a valorizzare il territorio. Cioè, ho sempre sentito dire, ma voi pugliesi siete bravi, voi siete più bravi di noi. Effettivamente ho notato che in Sardegna, cioè, non c'è solo mare, ma ci sono i nuraghi, ma non avevo mai sentito parlare di nuraghi quando noi abbiamo i trulli e l'abbiamo fatto diventare, un luogo conosciutissimo. Invece qui c'è tanto da mostrare, che la maggior parte dell'Italia non conosce. E l'altra cosa orrenda, come diceva Anna Rita, sono appunto i rifiuti per strada. Presumo che sia dovuto a qualcosa legato al lavoro nero, è l'unica mia spiegazione, perché ci sono proprio buste di plastica gettate dai rifinistrini che trovi tipo da Elmas a Cagliari, ma poi li trovi un po' ovunque. Quindi presumo la mia... Cioè sono arrivata a pensare questo, okay. Sarà legato al lavoro nero, quindi ci sia molto lavoro nero e quindi uno non dichiara, o molte attività turistiche. Vabbè, questo lo indaghiamo, però quello che è interessante è che tu hai fatto due notazioni che non erano, i rifiuti c'erano, insomma, già messa. L'altra no, però, che sulla storia della non valorizzazione del territorio, delle risorse, che diventa un problema, insomma, nel senso, tu hai evidenziato un ulteriore problema. Molto bene. Alessandro, ti dici due parole?
Sì, certo. Mentre qui a Reggio Calabria invece i cittadini sentono la mancanza di comunicazione, di confronto, di ascolto da parte degli attori locali. Molti cittadini vengono lasciati proprio abbandonati a se stessi nella realtà che viviamo. Poi un altro problema molto forte per quanto riguarda la sanità. Ci sono ovviamente liste di attesa molto lunghe di cui i cittadini si lamentano, vorrebbero chiaramente curarsi e non possono. Lungaggini di pratiche inerenti alla sanità. Poi nell'ambiente scolastico c'è l'edilizia scolastica che non è a norma, nuove palestre che andrebbero fatte sia da attivare nelle scuole che anche extra scuole. Oltre gli spazi verdi, cercando di migliorarli per non fare perdere chiaramente i cittadini, specialmente gli alunni nelle scuole, a prendere altre strade. Di questi qua, Alessandro, scusami, di questo quadro che ci stai facendo, quale senti tu personalmente come più importante? Tu sei partito con la mancanza di comunicazione tra amministrazione e di ascolto da parte dell'amministrazione. Anche degli attori, anche degli cittadini. Ok, ma di tutto questo elenco che stai facendo, e quali sono secondo te quelle più che ti La sanità. La sanità, Ok. Sì. Noi a Reggio Calabria la sanità ha bisogno di, con tutto che ci sono bravissimi professionisti, cosa, ma purtroppo strutture e poco personale, ha bisogno di migliorare sotto questo aspetto qua, con tutte le professioni che ci sono di bravi professionisti, però mancano le strutture, poi i tempi, lungaggini sulle pratiche sanitarie, su proprio il cittadino viene abbandonato, se non viene seguito il cittadino poi fa cose che non dovrebbe fare e si perde, se ne va nei ghetti, nelle periferie, nelle cose, invece di essere, e poi soprattutto oltre l'aspetto sanitario, il collegamento anche a livello di occupazione lavorativa. Molti cittadini qui da noi purtroppo c'è una grossa crisi, perché proprio qua viviamo una realtà diversa, perché subentrano altre circostanze, altre situazioni. Va bene, Alessandro, ok, ti ringrazio, hai fatto un quadro, insomma, io Reggio la conosco bene, insomma, e conosco bene anche le altre parti, so quali sono i problemi che affrontano gli abitanti di Reggio e la fatica che devono sopportare. Allora, adesso torniamo a noi. Abbiamo fatto un giro di tavolo. Ovviamente, che cosa è emerso? Immaginiamoci sempre che io sono l'attivatore, cioè sono voi e voi siete i cittadini che fanno. Sono emerse tanti punti che adesso poi Raniero ci sintetizzerà. Noi quello che dobbiamo stimolare è quello di dire a ciascuno dei partecipanti, non per sentito dire, ma quello che lui davvero ritiene essere, no? Nel senso che il sentito dire poi non lo possiamo trovare sulla stampa, lo possiamo trovare da un'altra parte parlando con degli interlocutori privilegiati. A noi interessa sapere la persona singola che sta in quel luogo, come percepisce e quale percepisce come problema. Questo per due ragioni. Prima, perché così lui sente di poter dire una cosa sua personale. E la seconda questione è perché noi effettivamente incominciamo a capire qual è l'effettivo suo problema. Perché ci sono molte persone che parlano dei problemi. Io racconto sempre questa storia di questi piccoli paesi di montagna in cui 20 giorni l'anno si riempiono, sono sempre vuoti, si riempiono delle cose, e se uno fa le interviste ad agosto, quando c'è la gente che torna o dai città, il problema principale di questi paesi sembra essere solamente il parcheggio, che evidentemente è un problema che dura 15 giorni, insomma, torna a Ferragosto, poi dopodiché il paese è deserto, per cui per le macchine puoi parcheggiare pure dentro casa, non c'è nessuno che ti dice nulla. E a quel punto loro hanno un problema che si riportano dalla città, non so se mi spiego, è come se avessero il problema urbano, se lo sono riportati in questo paese, e poi se lo riportano indietro.
gli abitanti ogni tanto si rimbecilliscono tanto da dire, gli abitanti di 50 residenze di questi paesi abbandonati, che anche per loro il problema dei parcheggi, ma se tu poi gli dici, scusa, ma tu la macchina dove la parcheggi? Sotto casa. Allora, scusi, ma qual è il problema tuo del parcheggio? No? Perché sentono questa, questo montare estivo dei parenti che li vengono a trovare, che non trovano posti, perché effettivamente normalmente questi piccoli paesi per 15 giorni l'anno, quando rientrano, hanno un problema dei parcheggi, basta parcheggiare 200 metri più in là, non è che cambiano. Quindi noi bisogna stare attenti e cercare di stimolare le persone a dire esattamente l'effettivo problema, e non quel sentito dire, ma quello che loro hanno vissuto, anche partendo dalle esperienze personali. Dopodiché, come adesso farà l'intervento di Dani, uno cerca di mettere insieme i pezzi. La seconda cosa che mi è venuta in mente di dire, noi, come io sono voi, io sono l'attivatore, noi sentiamo, ascoltiamo, no? Ma non ascoltiamo perché è il nostro ruolo che ci fa ascoltare, ma perché ci fa piacere ascoltare. Questo viene percepito, questa cosa. Nel senso che uno, io quando vi raccontate le cose, io sono contento, nel senso che mi fa piacere sentire parlare le persone, parlare voi, ci ragiono sopra, ci penso. Questa è una sensazione che noi dobbiamo trasmettere, perché non c'è un automatismo, non c'è il mestiere, c'è anche il mestiere, ma insomma, di quello che stimola le persone. Però noi lo facciamo per passione, come si diceva. E quindi lo cerchiamo di mostrare l'interesse, perché non è una finzione nostra, sono sempre io, sono voi in questo momento. L'attivatore non finge, l'attivatore non sta facendo una procedura, l'attivatore è effettivamente interessato a quelli che dicono le altre persone, no? Perché in qualche maniera sta costruendo una relazione con queste altre persone. Abbiamo finito questo primo giretto, a questo punto c'è una sintesi, in questo caso ce la fa Ranieri, cioè la sintesi è una persona, cioè l'attivatore, che riunisce tutto quello che è stato detto e in qualche maniera cerca di farne una sintesi ragionata. Vai Rani. Perfetto, buonasera a tutti. Allora vado, diciamo, in modo molto sintetico, anche se sono uscite veramente cose molto interessanti, quindi in modo molto breve. Disuguaglianze è uscito sia in termini di luoghi che di persone, poi accenno naturalmente alla dimensione dei servizi. E una cosa invece molto molto interessante è quello che diceva Sara rispetto all'isolamento. Io mi sono segnato una cosa rispetto a quello che ci diceva, che ho vissuto in prima persona, insomma l'ho incontrato come fenomeno, che ho definito la sindrome dello sfigato, nel senso che chi abita piccole comunità o luoghi che, come peraltro emerso, non vengono adeguatamente promossi, in realtà sono in qualche modo vissuti da persone che non hanno scelto di restare, ma che non hanno avuto l'opportunità di andarsene. Spesso e volentieri è questo uno degli elementi che connota quel meccanismo in qualche modo di loop che si crea, per cui io ritengo che questa non è la mia scelta, quindi non trovo niente di buono da raccontare, che ovviamente è un problema della persona che forse non riesce adeguatamente a leggere il territorio e le potenzialità che ha sotto il naso. L'altra questione, rifiuti, uscita più volte, sicuramente in termini di gestione, quindi qui torniamo sulla dinamica dei servizi, ma molto l'avete sottolineata sotto l'aspetto del degrado, che possono essere anche in realtà due dimensioni distinte, perché il concetto di degrado spesso è collegato a quello di in qualche modo percezione del decoro del luogo che si vive, non necessariamente di una buona gestione del ciclo di rifiuti. E quindi sono due dimensioni che possono essere anche separate, non necessariamente dal punto di vista dell'impegno di un operatore, insomma di un cittadino attivo, direttamente collegati. E per questo peraltro poi ritorna anche il tema dei palazzi vuoti, nello specifico la ELA ci diceva dei luoghi sottratti alle mafie, però più in generale anche degli spazi magari abbandonati, qui appunto andiamo a rivedere anche il fenomeno del degrado. Maria Grazia parlava anche, o perlomeno io sintetizzo, di inattivismo, quindi di una difficoltà di proattività da parte delle persone. In più di un caso è uscito il tema della mobilità, lo diceva già Adriano, lo sottolineo, molto bello, di una mobilità legata molto alle due gambe, quindi diciamo in qualche modo che, vista la dimensione dei luoghi di cui trattiamo, che va al di là appunto della mobilità sostenibile nel modo più noto, quindi ancora una sfumatura ulteriore. Nicoletta molto
molto interessante, ci suggeriva una riflessione. Non riesco a leggere in modo settoriale, ma in modo, in una logica di sistema, ed è molto interessante perché tutte queste cose in realtà spesso e volentieri si rincorrono. E Lucia, anche qui vado a sintetizzare, a fare una brevissima considerazione, diceva: c'è un prima e un dopo, un vecchio e un nuovo modello in qualche misura di città e di modello sociale. E mi viene da pensare, perlomeno questo mi ha suggerito mentre ti ascoltavo, che non solo i luoghi abbandonati dall'amministrazione generano degrado sociale, ma potenzialmente sul medio-lungo periodo possono farlo anche quelle amministrazioni che sono particolarmente attive e che a qualche modo responsabilizzano i cittadini. E quindi sul medio-lungo periodo, poi a quel punto, se subentra un'alternanza, genera questo tipo di problema. Difficoltà di promuovere il territorio, che probabilmente è molto legata a quell'ipotesi, a una delle ipotesi, ossia la sindrome dello sfigato, ma anche effettivamente magari a una carenza di informazioni e di identità rispetto al luogo. E poi c'è il mondo appunto ampissimo dei servizi, per cui lo cito perché Alessandro ci ha posto con una particolare attenzione sul tema della sanità, ma ritorniamo appunto anche sul, lo diceva Maria Grazia, il dialogo con anziani e giovani, quindi il loro coinvolgimento, un'attenzione particolare, e ancora una volta i rifiuti. Chiudo, ciao. Questa pronto? Mi sentite? Ok. Questo passaggio è un passaggio, quello che ha fatto Ranieri, sempre, noi stiamo lavorando sempre su tempi imprevedibili, però insomma sono più morbide queste cose, non ci può un po' più. Che cosa fa? Raniero, ossia l'operatore, l'attivatore, mette insieme quello che è stato detto, quindi da una posizione individuale, quella di Sara, quella di Carlo, quella di Alessandro e quella di Leila, a un certo punto si fa vedere che in realtà ci sono dei temi che sono comuni a tutti quanti, non necessariamente, ma per esperienza moltissime volte ci sono dei temi che sono comuni. Perfetto. Questo qui è la prima parte, sono emerse praticamente quelle che sono le problematiche. Ovviamente questo è un primo giro, immaginate che di questi giri se ne fanno tanti, perché di problemi, come poi vi manderemo, ma insomma lo scaricate, noi ne abbiamo elencati tanti, come il degrado ambientale, le cave, le industrie, il degrado sociale, i contesti insediativi degradati, l'inquinamento e dei rumori. Qui non abbiamo parlato dell'inquinamento, per esempio, atmosferico, seppure per fortuna è stato in condizioni in cui c'è un po' più di ventilazione, però per esempio nei centri normalmente il traffico può avere un inquinamento atmosferico che incide direttamente sulla salute dei cittadini, l'abbandono degli edifici produttivi e no, la bassa qualità degli insediamenti che invece voi avete segnalato fortemente. Quindi noi nel momento in cui accogliamo queste cose, che succede? Che ci sono le lavagne e poi c'è il gruppo di lavoro che incomincia a cercare di localizzare se ci sono dei problemi specifici, c'è quell'edificio abbandonato in quel posto, a localizzare in delle mappe, e se no rimangono degli elenchi perché sono problematiche che non hanno una loro collocazione geografica. A questo punto noi abbiamo una lista di quelli che sono i problemi, una lista che viene elaborata sulla base però di quello che si è detto. Fine di questa prima parte, c'è la sintesi che abbiamo detto, c'è il secondo giro. Abbiamo parlato di problematiche, adesso parliamo di risorse. E questa volta non facciamo... Scusami, solo una precisazione. Sì. Quando dici si collocano geograficamente i problemi, sì, intendi che va fatto contestualmente a questa assemblea o che è un lavoro che si fa in separata sede? Sì. Allora, se nell'assemblea viene il lavoro fuori assemblea è solamente un lavoro di sistemazione di quello che viene detto. Ok. Perché bisogna stare molto attenti a questo, nel senso che noi da fuori facciamo fuori poco, cioè sistemiamo solamente, non aggiungiamo nulla, né togliamo nulla, perché questa è la garanzia di quello che partecipa del fatto che la sua idea sta lì. Poi gliela riportiamo, noi elaboriamo e gliela riportiamo. Per cui se all'interno del ragionamento emerge, per esempio, che c'è quell'edificio abbandonato, se no quell'ospedale non funziona, e sappiamo che è quell'ospedale o una serie di ospedali, noi li possiamo localizzare geograficamente in una mappa, in un Google Map, una cosa qualunque, insomma, per far vedere dove sta. Se invece un tema diffuso è la sanità o se no è il traffico, via discorrendo, a quel punto non c'è bisogno di localizzarlo. Poi noi, la seconda volta che incontriamo queste persone, abbiamo sempre un incontro iniziale in cui raccogliamo, un'elaborazione, un incontro di restituzione, gli ripresentiamo i materiali sistematizzati, per capirsi. A quel punto, se loro in quella fase vogliono indicarci
delle localizzazioni o approfondire, noi approfondiamo e poi andiamo a un'ulteriore elaborazione finale. L'importante, come Sara già ben intuito, è che il nostro lavoro è un lavoro di segreteria, non è un lavoro, perché se no rientriamo nei processi partecipati, quindi formali, urbanistici, in cui ti presentano tre domande e poi fanno come gli pare. Quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è quello di, nel momento della discussione, evidenziare, ma questo sarà un tema più che utilizzeremo di più nelle strategie, utilizzare la nostra capacità di interloquire per ragionarci sopra sulle cose. Per esempio, nelle strategie, se uno a un certo punto dice va bene, allora massacriamo tutti gli immigrati, ecco, quello lo cacciamo proprio. Ecco. Però ecco, se ci avesse una soluzione un poco meno forte, uno direbbe ma perché? No? Perché non lavoriamo? Quindi perché c'erano delle cose che possono uscire che noi non condividiamo questa roba. E quindi, dato che non siamo soggetti, quindi noi esistiamo nel dibattito, quindi non è che siamo solamente dei segretari, siamo dei segretari attivi. Quindi se c'è quello che dice che può ammazzare tutti, lo cacciamo. Se non lo facciamo anche entrare. Se invece c'è uno che però ha delle posizioni che non sono come le nostre, cerchiamo di parlarci per capire. E ovviamente non lo eliminiamo dal gioco se rientra all'interno dei ragionamenti civili, come si dice. E rimarrà dentro come una cosa, perché anche lui ha un diritto, perché per lui il passaggio anche suo di crescita è quello di capire che non c'è un problema solamente di maggioranza e minoranze, ma c'è un problema di ascolto, di attenzione, di lavoro comune, che per noi è la base poi di una democrazia diretta, di una democrazia partecipata e allargata. È la gestione di questi pensieri estremi che sinceramente mi capisco che c'è tanto mestiere dietro. Però dove c'è disagio spesso ci si incattivisce e sì, si cerca di coltivare il proprio orticello. Quindi... Sì, questo è vero. Noi però non abbiamo nulla in contrario del fatto che una persona coltivi il proprio orticello, a patto che ci sono due parti. Uno, che non danneggi l'ambiente e due, che non dia fastidio agli altri. Dopodiché, se si può coltivare il suo orticello, noi non abbiamo difficoltà. Questa è anche una forma di rasserenare. Noi abbiamo un sistema di giudizio, possiamo avere una volta che... Io, vedete, non parlo di contenuti, perché i contenuti li dobbiamo fare insieme, per cui, però una volta che uno ha determinato che ci sono delle clausole, per esempio che uno non può fare, non può proporre delle cose che danneggino gli altri, per me è già una bella scelta, o che fa delle cose che consumano, degradano l'ambiente, già sto un po' indirizzato, insomma, da qualche parte, no? Dopodiché poi per il resto lo discutiamo sulle strategie, sulle modalità, chi è più di un tipo, più di un altro, va bene, non ci sono... problemi. Immaginate tutto il dibattito ambientale, poi domani ne parliamo proprio sull'interpretazione della parola sostenibilità, due interpretazioni che hanno avuto totalmente differenti, che portano delle politiche totalmente differenti. Ma questa roba noi la vediamo nelle strategie. In questo momento noi siamo veramente dei raccoglitori, non so se mi... Quindi abbiamo fatto una raccolta di quelle che secondo loro, secondo i partecipanti, individualmente sono le problematiche. Abbiamo fatto un'operazione che embrionalmente ha fatto Raniero di mettere in sistema queste parti, cioè di dire che in realtà non sono tante posizioni individuali, ma queste posizioni costituiscono già delle piattaforme di problematiche sentite individualmente, ma comuni, e finisce qua. Dopodiché, la seconda parte, per cui abbiamo a disposizione la bellezza di 35 minuti, togliendo 5 minuti finali di coordinamento per la prossima riunione, abbiamo 2 minuti 30, in cui dobbiamo capire quali sono le risorse, le potenzialità. Per cui, da una parte abbiamo detto che ci sono dei problemi, dall'altra parte abbiamo detto che ci sono delle risorse. E sulle risorse, per esempio, Nicoletta aveva fatto un passaggio avanti, perché ci aveva detto, io adesso l'avevo riportata poi in via, ci aveva detto che c'è una grande attenzione, c'è una grande gruppi di coraggiosi che fanno delle cose interessanti. Eppure lì fa parte delle risorse, no? Delle potenzialità. Le potenzialità possono essere il paesaggio, può essere i beni culturali, e può essere una buona sanità, può essere una buona la cooperazione diffusa, può essere un associazionismo presente e molto forte, e può essere una cultura di lavoro insieme, capito? Come spesso in alcuni territori avviene, la gente in certi casi è molto più propensa a lavorare insieme. Ok, però facciamo un passaggio diverso a livello metodologico rispetto a prima, che invece di fare il giro facciamo random, ognuno alza la mano e parla così. Vediamo se funziona. Vai, chi parte per prima? Non do io la parola, chiedetela voi. Dai, ho visto che Margherita ha fatto una mossa.
No, non ha fatto. No. Ho detto non parla nessuno, nessuno alza la mano. Forza, ragazzi. Vi rendete conto? Vabbè, questo? Dico vai, una cosa vai, io. Sara, allora, dovevo chiamarla. Se... allora, in relazione alla problematica dei rifiuti, segnalo che per esempio nella mia città sono attivi dei gruppi che si sono costituiti autonomamente che fanno dei weekend di raccolta dei rifiuti, quindi dei cittadini che autonomamente si sono messi insieme, non ancora strutturati né a livello di associazione né di altro, ma che insomma anche non conoscendosi si danno appuntamento in un posto e lo puliscono. Quindi imbustando in modo differenziato i rifiuti che nella strada oppure in quel parco oppure insomma in quel luogo che hanno individuato hanno trovato. E sì. Inoltre sempre questo gruppo di cittadini, una piazza abbastanza importante di Quartu, hanno ridipinto tutte le panchine, ridipinto anche le aiuole, i muretti delle aiuole. E tutto bene. Questo è stato documentato molto bene su Facebook, quindi gli altri cittadini che fanno parte dei gruppi di Quartu hanno visto che questo lavoro funziona. Benissimo, questa è un'ottima risorsa, un'ottima potenzialità. Adesso non sappiamo come lo utilizzeremo, lo vedremo dopo, però... fa parte delle cose buone. Ok, altro, vai. Chi c'è? Io ho alzato la mano perché non sono d'accordo con... è bello questo gruppo che si unisce, pulisce, ma non è la soluzione. Cioè, ci sarà sempre qualcuno pronto a sporcare, tanto c'è chi pulisce. Il problema va risolto alla base. Cioè, ecco, allora, questa, vedi, Margherita ha tirato fuori un altro caso che avremmo. E in questo momento noi non stiamo dando un giudizio su quello che ha detto Sara. No, 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 non volevo. No, 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 ma non so che tranquilli, no, ragazzi, siamo tra amici, non ci sono problemi. Noi non stiamo giudicando, ognuno in questo momento dice quello che per lui è la potenzialità. Il momento della discussione sulle potenzialità e sulle risorse lo facciamo dopo. E mantenere, adesso lo dico. Nella fase seminariale, mantenere, diciamo, una parola brutta, ma l'ordine delle questioni, anche temporale, aiuta ad affrontare i ragionamenti con più tranquillità. Per cui in questo momento noi siamo dei raccoglitori. Sara ha detto questo, può essere interessante, sicuramente interessante, però può essere utilizzabile, non utilizzabile. In questo momento noi non lo sappiamo ancora. Tu, dicendo questa cosa, hai tracciato un'altra problematica, che è quella di capire in che maniera uno può... mettere d'accordo quelli che puliscono con quegli altri che non devono sporcare, che però lo vediamo più in là, no? Nel senso che quello è sicuramente un tema di riflessione. Okay. E invece per quanto riguarda le risorse, che ne pensi di Maria? Quali risorse ci stanno? Che tu hai visto? Le risorse sono le stesse che lamentavo, nel senso che risorse la Sardegna ne ha tante, parliamo appunto del territorio stesso, è una risorsa. Nel senso, stiamo parlando per cui di paesaggio, di ambiente, di che esatto, cosa? Sì, sì, no, che non c'è solo il mare, ma c'è l'entroterra che è bellissimo. Parliamo proprio del territorio un po' più prossimo, no? Per esempio, stiamo a Cagliari. Allora, che cosa abbiamo? Il paesaggio di Cagliari è meraviglioso, beni culturali, che cosa c'hai secondo te? Quali sono le potenzialità? Devo insomma ancora capire meglio quali sono, perché ripeto, non okay, solo del territorio, ma ce ne sono. Comunque diciamo che ci abbiamo sicuramente il paesaggio, il beni culturali, il mare. Quindi abbiamo già visto due posizioni, due ragionamenti che sono utili tutti e due. Da una parte Sara, che è più sociale, umano, ci sono dei gruppi che però sono risorse, ragazzi, perché avercene, come si dice. E da un'altra parte invece quello più paesaggistico, ambientale. Esatto. Ok, vai, chi c'è adesso? Carlo. Io mi riallaccio al discorso del paesaggistico ambientale. Uh-huh. Abbiamo la possibilità di goderci lo spazio all'aperto, poi in questo periodo ancora di più, con dei luoghi, insomma, belli, importanti, che sono veri, non sono artificiali come possono essere quelli a Dubai o, insomma... quelli costruiti come quelli paesaggi americani che ti fanno vedere, insomma,
scene da film. Qui sono proprio cose concrete e quindi sarebbe bello, cioè è una risorsa poi alla fine, quello di utilizzarli e goderseli e farli vivere e farli far frequentare queste bellezze naturali che sono lì. Spetta a noi valorizzarle, ma anche trattarle bene, come diceva Anna prima, quelle di non sporcarle, quelle di anzi di lasciarle sempre più pulite. Diciamo molto, così. Molto bene, questa è un'altra interpretazione molto interessante di una risorsa. Quando tu parli di spazi all'aperto veri, tu stai dando un'interpretazione al paesaggio molto interessante, nel senso che il paesaggio c'è, bello si vede, però c'è anche la possibilità di utilizzare gli spazi e hai dato anche delle linee strategiche che poi andremo a vedere, capito, nel passaggio di quest'altra volta, dove parli di uso, di godimento, sono due parole molto belle, e anche di trattarle bene, che sono un po' i tre ambiti proprio di ragionamento di una strategia. Usare, goderseli e trattarli bene, però, e mantenerli. Va bene, ancora, vai. Chi c'è? Non vi affastellare troppo? Forse? Posso? Dai. Come no, mi scherzo. Anche perché, scusatemi, ma io poco prima delle 18 mi devo scollegare, quindi magari vai tranquilla. Mi esprimo adesso. Risorse potenziali, ad esempio a Perugia, che a differenza di Cagliari, ahimè, passa lunghi mesi freddi, battuti dal vento d'inverno, potrebbe essere quello di creare, quindi di unire tutte le associazioni piccole, medie e grandi che ci sono nella città e che si occupano dei cittadini, che si occupano dei minori, che si occupano del quartiere, per far sì che possano anche dare disponibilità dei loro dei loro locali che utilizzano magari per fare riunioni, per incontrarsi, eccetera, per utilizzarli sia nel tempo libero per far incontrare i cittadini, ma anche e soprattutto durante, insomma, la settimana per le fasce un po' più fragili. Ok, che sono... allora aspetta, cambiamo solamente una parola. Tu hai detto unire, no? Unire è già un'azione e quindi già stiamo nei capitoli successivi. E se tu togliamo la frase, la parola, il verbo unire, e tu lasci che le associazioni, tutto il resto è una potenzialità. No? Quindi noi in questo momento stiamo raccogliendo le risorse e le potenzialità. Le risorse e le potenzialità sono le associazioni che sono sul territorio che fanno questo lavoro. Mentre l'altra parte che tu aggiungi che potrebbero fare, no? Potrebbero unire le associazioni per poter fare, è già un'azione e quindi già va. Ah, sì, sì, sì. Ok. Quindi di fatto, diciamo, per potenzialità noi recepiamo la tua indicazione, noi tutti recepiamo la tua indicazione sul fatto che c'è un associazionismo abbastanza diffuso che fa delle belle cose e che potrebbe fare anche di più. Sì, ecco, che però, cioè, che lavorino insieme per un fine comune, perché okay. Un po' il problema di Perugia è come diceva Nicoletta, ma è di lavorare, cioè lavorano a macchia di leopardo. Ok, solamente a livello metodologico, però dire che lavorino insieme è già una strategia, capito? Hai proposto già una soluzione strategica, ovvero sia invece di fare una nuova associazione mettiamo d'accordo e facciamo lavorare insieme quelle che sono. Questa è già strategia, però il fatto che tu segnali la presenza di associazioni è invece un'individuazione di una potenzialità. Immaginate che voi state parlando, io sono voi e voi siete i cittadini, per cui insomma, è evidente che siamo noi che poi alla fine dobbiamo un po' indirizzare, perché ci sono persone che, molto diverse che vengono a questi incontri, per cui possono avere culture differenti e modalità di ragionamento differenti. Quindi l'attenzione alle fasi è una maniera di facilitare le persone a dire delle cose, no? Quindi non si parla tutti insieme, perché sennò se parliamo tutti insieme esce fuori, come dicevate prima, lo scontento, il fastidio, tutte queste robe. E invece noi, parcellizzando questo ragionamento e dando rispetto alle persone che parlano, cerchiamo di aiutarli a costruire il percorso,
le costruiamo insieme, in cui c'è prima l'individuazione di un problema, poi l'individuazione della risorsa, poi l'individuazione della strategia, e per noi è più semplice parlare a pezzetti, capito? Piuttosto che buttare tutto dentro un calderone in cui poi noi non riusciamo più a prendere i pezzi, capito? Perché se quello comincia a partire, perché il pullman non funziona e poi Putin è antipatico, certo, esce più da, non si sa più di che dobbiamo parlare, capito? E invece se uno riesce a mantenere un serrato, delicatamente, ma serrato, le diverse parti, noi gli frazioniamo il suo stato d'animo in tanti pensieri separati e che vedrai che alla fine non monta quella amarezza o quella, che è molto diffusa in questo momento, o quella cattiveria che poi è un po' che porta a quelle posizioni pregiudiziali in cui non capisce perché, capito, prende quella posizione. Invece frazionando uno riesce a capire le variazioni e fa capire a lui che poi in realtà ci sono tante cose in comune con gli altri, per cui non si rigidiscono poi sulle cose. Okay. Va benissimo, Lucia. Andiamo appresso. Chi c'è altro? Vai, Maria Grazia. Ci provo. No, ci provo nel senso che, visto che considero che tanti quartieri soffrono il senso di isolamento e di solitudine, soprattutto nelle fasce più fragili. Quindi pensare per esempio a creare dei centri di aggregazione sociale in cui ciascuno è parte attivo serve anche per recuperare quelle competenze nascoste, quelle anche le conoscenze di vecchi mestieri, no? Mettere a disposizione della piccola comunità quello che sai fare, quello che sai, okay, e quello che sai fare. Maria Grazia, scusa, perfetto, però anche in questo caso tu stai... Già arrivata alle attività, ne lo so, è quella, avevo questo timore. Sei arrivata in fondo, va benissimo. Ce la teniamo a mente, perché poi queste sono tutte operazioni, i centri di aggregazione sociale, che sono proprio delle azioni che noi possiamo mettere poi nel piano di resilienza. Ovviamente discutiamo insieme agli altri, perché le nostre proposte poi vanno ragionate insieme al laboratorio, perché è quello lo strumento che noi ci siamo posti di fare. E invece le potenzialità sono per esempio il fatto che ci sono dei luoghi già esistenti di aggregazione in cui succedono delle cose belle. E quello è già una potenzialità che va in linea con quella successiva cosa che dici. Visto che quelli che ci sono funzionano, se ne facciamo altri va meglio. Io non so se esistono già, ma è per capire la differenza tra una potenzialità e una risorsa ed un'azione che uno va facendo. Questo è importante da percepire, perché quando lo facciamo fare agli altri bisogna stare attenti che vengono indicate effettivamente queste cose. Hai ragione, ma io apro il ventaglio e non ne vedo. Almeno è possibile che ci siano, ma in questo momento proprio sarò molto negativa, ma non le vedo. Bisogna cercarle. A Oristano ci sono non ci sono delle aree protette lì intorno? Sì, ci sono delle bellissime aree protette, c'è un bellissimo mare con delle bellissime. Sì, abbiamo l'area protetta di San Giovanni. Di San Giovanni di Sinis e di tutta quella zona, ecco, scarsamente utilizzata. Ah, ecco, mi hai dato una buona strada. Per esempio, ci sono dei percorsi che si possono fare e non sono ben individuati, per cui chi conosce il luogo riesce ad arrivare alla meta. Quindi i classici percorsi A, B, no? Quelli che troviamo nelle zone interne, ecco, si potrebbe è affidata ad una comunità che evidentemente non ci ha pensato a questo. Allora fermati qua, va benissimo il percorso perché è una potenzialità, non va bene, va benissimo, ma lo diciamo dopo, bisognerebbe aggiustarli. Quello che sa fare dopo. Adesso dici, abbiamo questa bella potenzialità che sono i percorsi che la natura, che sono le dune, che è San Giovanni in Sinis, che c'è l'area archeologica, che c'è tutta l'area protetta del Sinis. Quella è una meraviglia, ragazzi. È una meraviglia, però non tutti la conoscono e non tutti la utilizzano. Ok, e quello è problematico. E quello è il problema. Se invece dice, potremmo inventarci delle cose, per esempio dei bulmini e delle cose, proposte. In questo momento noi diciamo potenzialità. Ci abbiamo il capo Sinis, che è una meraviglia, è un'area protetta, c'è un'area archeologica, bello, insomma. E poi
se non mi ricordo male, a Ossiano c'è un'altra di queste aree molto, molto, molto interessanti e molto belle. Ok, però abbiamo più o meno impostato la cosa. Che altro c'è sta? Che vuole dirci qualche cosa? Allora Alessandro, io. Vai. Allora, per quanto riguarda le potenzialità e le risorse sull'ambiente sanitario, che dicevo prima, qui probabilmente si potevano fare anche dei centri di ascolto, oltre che ci sono le varie strutture sanitarie, di fare proprio delle strutture d'ascolto dei cittadini, perché i cittadini si lamentano molto che non hanno più, che non vengono ascoltati i problemi che hanno, le cose, e poi succedono chiaramente le anomalie. Con l'attivazione dei centri di ascolto nei vari quartieri, okay, si ascoltano tutti, chiaramente i cittadini, chi magari non ha la possibilità di avere un confronto con un medico, uno specialista, di queste cose qua. Ci sono delle persone che ascoltano in modo tale che si possono risolvere anche, a portare, okay, a risolvere dei problemi. Anche questo, Alessandro, fa parte della proposta. Quindi va benissimo, noi ce la segniamo, la so già segnata, tu te la ricordi, però fa parte della proposta. La potenzialità, per esempio, per realizzare i centri di ascolto è quella di dire: io ho molti edifici vuoti in prossimità di ospedali. Questi edifici vuoti potrebbero diventare dei centri d'ascolto. Quindi la mia questo vorrei dire, sì. Ah, perfetto. Questo vuol dire che magari ci sono veramente molti anche beni confiscati, specialmente nella nostra città, le mafie, le cose, da attuare questi beni confiscati in centri di ascolto, perfetto, per quanto riguarda nella specializzazione della sanità. Perché che magari in questo periodo è un momento particolare in cui stiamo vivendo, magari molte persone hanno il desiderio, perché non hanno la possibilità di confrontarsi per le mie cose, perché magari il medico di famiglia non può dargli retta, perché ha le ore contate, ha troppi chiaramente assistiti che deve guardare, che deve controllare, e magari non può l'anziano, i giovani, magari anche le persone che non ha cultura e che magari non conosce anche dal punto di vista le cose basilari della sanità, di come controllarsi, e si lascia magari andare e poi non per venire ce ne vuole le cose. Fare questi centri di ascolto nei quartieri anche magari più a rischio, voglio dire, in modo tale, chiaramente con questi beni confiscati o altre strutture, sia regionali, comunali, provinciali, la città metropolitana. Va bene, Alessandro, quindi noi possiamo mettere che tra le potenzialità ci sono gli edifici recuperati dalla mafia, gli edifici vuoti, e poi quando andremo a vedere nelle azioni da fare, per un altro capitolo, ci possiamo dire che avendo questi edifici vuoti, avendo una sanità, come hai detto te, prima hai detto un problema che è il problema della sanità, edifici vuoti, e la soluzione che proporremo dopo con i maggiori controlli chiaramente degli enti preposti e delle varie associazioni di categoria, si potrebbe risolvere, arrivare a una risorsa, una maggiorità. Va bene, ci sono altri che vogliono dire delle cosette? Sì, io volevo dire una cosa. Rapidi, perché ci siamo quasi. Sì, rapidi. Allora, io tre risorse individuo in Umbria, a Perugia, insomma. Uno, l'avevo accennato prima, la presenza di numerosi soggetti, associazioni, cooperative, gruppi informali, presenti, attivi e motivati. Prima risorsa. Okay. Seconda risorsa, un territorio piccolo, Perugia non è una città piccola, però in generale l'Umbria è una regione piccola, e quindi tutti i vari presidi territoriali, istituzioni, tutto sommato sono abbastanza a portata di mano, sono vicini al cittadino, quindi facilmente i cittadini possono arrivare a parlare con i rappresentanti istituzionali sia a livello comunale che a livello regionale. Quindi questa mi sembra una risorsa. Voglia, questa è una bella risorsa. E poi, sì, e poi una terza risorsa, Perugia, in generale l'Umbria, ha un bel passato dal punto di vista civico, nel senso che negli anni passati, ma parlo di 50-60 anni fa, si lavorava molto nei territori, ogni quartiere era dotato di un CVA, quindi no, questi circoli in cui le persone potevano riunirsi, e quindi probabilmente la risorsa sta nel fatto che relazionarsi con persone, con cittadini e cittadine che vengono da questa cultura civica,
e che hanno visto come funziona, probabilmente è più facile rispetto a parlare con cittadini e cittadine che non hanno idea di che cosa significa poi lavorare sul territorio, praticare la comunità e via dicendo. Quindi io trovo queste tre... Molto bene, bella, bellissima anche quest'ultima che ci dà una nota di potenzialità anche tra virgolette storica, quindi andando a riprendere nel passato delle cose che c'erano, molto interessante. Molto bene, c'è altri che vogliono parlare? Allora, adesso non completiamo il giro, ragazzi, perché il tempo è poco, però poi se vogliamo quest'altra volta che ci vediamo ne riparliamo. A questo punto noi abbiamo un elenco delle potenzialità, che Raniele ha 1 minuto e 35 secondi per sintetizzare. Vai. Intanto siamo stati più veloci. Allora, un elemento che emerge comunque in termini di potenzialità sono le persone in forma individuale o aggregata, quindi le associazioni, i comitati e quant'altro. Bellissima, la dico come è stata detta, il territorio stesso è una risorsa, per cui insomma Sala Sandiera non c'è poco da aggiungere, che però si collega anche a quanto diceva Carlo, spazi importanti, e lui ha sottolineato un aspetto interessante, quello della veracità, della veridicità dei luoghi e della loro autenticità, che è un elemento valoriale importante da connettere appunto al territorio, al paesaggio, alla lettura dell'insieme. E, ritorna il tema delle associazioni come potenzialità, insomma, che potranno anche dare, diciamo, come dire, seguito positivo anche alla messa in rete. E, tanti elementi anche specifici in qualche misura, ritorna al discorso degli spazi disponibili anche con Alessandro, non ho capito bene se proprio sono spazi già predisposti ai fini sanitari o che potrebbero essere convertiti in servizi dedicati, ma poco importa, comunque sia questo era l'elemento potenziale. E interessantissimo ovviamente quello che ci diceva Nicoletta, che in realtà si riallaccia anche al discorso dei vecchi mestieri che diceva Maria Grazia, in qualche modo di tutto quel patrimonio immateriale che è fatto di conoscenze, di tradizioni che potrebbero riemergere, potrebbero essere utilizzati, e poi questa definizione che potremmo rispendere come piccola grande città, insomma, che appunto offre tante potenzialità anche appunto in un luogo che può facilitare le connessioni, il dialogo e i servizi stessi laddove c'è l'investimento a farlo. Punto, sono stato nei tempi? Sì, anche hai recuperato pure una ventina di secondi. Allora, tornando al ragionamento sulle risorse, sulle potenzialità, noi possiamo avercele tutte all'interno, nel senso tantissime. Sono risorse le sorgenti, i laghi, i fiumi, sono risorse i boschi, la fauna, i personaggi, le persone, gli artisti presenti nei luoghi. Ovviamente in una città c'è un peso, in un piccolo paese un artista può fare la differenza. Ieri citavo Dacia Marini, che se in un piccolo paese dell'Abruzzo ha fatto una biblioteca, ogni estate c'è una stagione intorno alla sua presenza, perché fa la differenza anche sociale, i ragazzi lavorano, tutto questo. Ci sono attività sociali e produttive, agroalimentari, gente che si inventa nuovi prodotti, anche prodotti non solo agroalimentari, ma altre cose. Quelle sono tutte delle risorse, perché quelle persone hanno messo una testa in fare delle cose e quindi quella testa può essere utile, ovviamente se non fanno bombe a mano, insomma, via discorrendo, ma fanno cose che sono sostenibili, che sono utili alle collettività. Quindi poi, come avete individuato voi, le associazioni, le imprese, i singoli individui che possono diventare importanti, gli edifici da recuperare, le biblioteche, i manufatti di cultura materiale, le sagre, tutto questo qui sono tutte risorse e potenzialità. Le storie locali, come diceva Nicoletta, che poi la trasferiva in una realtà. Benissimo, allora noi facciamo questo elenco, che anche in questo caso noi siamo dei ricettori, che è un elenco che noi ancora non ci lavoriamo, noi andiamo a lavorare sugli elenchi e sulle risorse quando entriamo nel capitolo le strategie, perché a quel punto noi abbiamo da una parte le risorse, le problemi, da un'altra parte le risorse, e cerchiamo di capire intanto con quelle risorse che cosa possiamo fare e poi vedere se ci abbiamo bisogno di altre risorse, perché la prima cosa è ridurre gli sprechi e quindi operare su quello che già c'è, anche perché quello che già c'è è la dimostrazione delle comunità e quindi non può essere ignorato, perché è inutile, come abbiamo visto negli anni passati, dare soldi a pioggia se poi sotto non c'è nessuno che questi soldi li raccoglie e li sa usare. Prima di tutto bisogna garantirci che ci sia quella rete, quel tessuto, quegli operatori che nel momento in cui arriva il finanziamento o la nostra proposta ulteriore sanno già utilizzarla, per cui mettere in rete le competenze, le capacità e ragionare sulle risorse sembra esistenti, sembra essere il primo passaggio
di un modello differente. Un'altra cosa vi segnalo è questo, che noi dobbiamo cambiare l'ottica delle cose che vengono dette. Per esempio, se nelle esperienze che noi abbiamo fatto in dei paesi montani, che effettivamente piuttosto bruttini, quindi neanche, insomma, non quelli belli con tanto paesaggio, no, insomma, cosette così. A un certo punto i ragazzi di questi paesi, mi ricordo, Valle Aterno, ci dicevano: qui non succede mai nulla, non c'è nessuno. Ecco, per loro quello lì era un elemento di una problematica. Per un cittadino stressato, è quella una risorsa, ragazzi, nel senso che lui non vede l'ora di starsi una settimana senza avere nessuno e senza avere che non succede nulla. Quindi la nostra capacità anche di progettisti, interlocutori, attivatori, è quella di riuscire a capire come poi delle cose che vengono interpretate come dei limiti possono poi in realtà per altri essere delle potenzialità e quindi lavorare su questa cosa. L'altra faccenda che vi volevo segnalare è quello che quando noi fino adesso siamo stati dei raccoglitori, indirizziamo, ragioniamo, ma in realtà abbiamo raccolto delle cose. Però noi, nel momento in cui facciamo le strategie, di fatto abbiamo una posizione morbida, perché abbiamo sentito l'ascolto precedentemente come è importante non entrare dentro tutte le posizioni fatte, però una posizione etica minimo ce l'abbiamo già strutturata. E ci abbiamo anche delle idee. Bisogna stare molto attenti, ma questo lo vediamo alla fase, perché queste non siano poi predominanti, nel senso che noi ci possiamo trovare di fronte a delle persone che interpretano la strategia in maniera leggermente differente. E poi sarà capire da parte nostra in che maniera puoi ragionare con queste persone, perché il prodotto diciamo propositivo esce dal laboratorio, quindi sicuramente noi possiamo in qualche forma, e non dico indirizzarlo, ma comunque contribuire di più di altri, però di fatto esce fuori dal gruppo delle persone che noi facciamo, ed è il punto fondamentale, perché le persone che partecipano sappiano che la propria opinione in qualche maniera è riconosciuta come tale, e per noi è un momento elevato. Normalmente in queste situazioni non ci sono grosse conflittualità, ci sono esempi che conflittualità ci stanno tutti, però non quelle da bava alla bocca e via discorrendo, so perché. Però sicuramente ci possono essere, perché hanno già scelto di venire da noi, sanno che siamo cittadinanza attiva, sanno che stiamo facendo il laboratorio, quindi di fatto sanno che un ragionamento informale, quindi non c'è alla fine l'autostrada che passa, la costruzione della casa, i soldi dati, no? E quindi tendenzialmente, diciamo, quelli un po' più strutturati tendenzialmente non partecipano, però all'interno dello scenario dei partecipanti ci possono essere partecipanti che hanno posizioni un po' differenti dalle nostre, che noi, che siamo dei bravissimi attivatori e sappiamo ragionare, dobbiamo cercare di capire in che maniera utilizzare in tutto il loro contributo senza creare delle ostilità. Benissimo, a questo punto io vado rapidamente. Io posso recuperare i miei 20 secondi? Io volevo solo una piccola valutazione, condividerla, nel senso che io credo, ho avuto la sensazione che comunque sia, e mi sembrava anche Alessandra me lo segnalasse, che oggi insomma il pubblico è molto, molto sensibile, come dire, cioè c'è una riflessione dietro e un portato da parte di ognuno anche piuttosto importante, e questo mi ha mosso una riflessione, nel senso, attenzione quando facilitate un gruppo, quando siete in fase di ascolto, perché non necessariamente chi resta in silenzio non c'ha nulla da dire. Magari dà per scontate tante cose perché già le ha ben digerite, le ha rese fortemente consapevoli. Quindi il ruolo è anche quello un po' di andarli a sollecitare, insomma, una volta, una seconda, insomma, come diceva Adriano, oggi il tempo è quello che è, ma nel momento in cui voi andrete ad incontrarla avete condizioni altre e diverse, e appunto, cioè, cercate di studiare anche un po' le espressioni, perché spesso c'è molto di più di quello che appare. Ok, molto bene. Volevo dirvi solamente una cosa, Alessandra, che abbiamo cominciato con i gruppi Facebook. Ale, se ce lo vuoi raccontare. Sì, allora, stiamo attivando questi gruppi Facebook, saranno in tutto 5, in riferimento alle diverse città che abbiamo raggruppato, dove a mano io vi invierò la richiesta, diciamo, e poi voi potete condividere, diciamo, le problematiche magari del vostro territorio, si può parlare insieme di argomenti che usciranno fuori. Sarà uno spazio appunto di condivisione e di confronto. E anche di attivazione sociale, perché lo possiamo utilizzare per inserire altre persone oltre agli attivatori, nel senso che poi su questo luogo ci metteremo dei materiali che possono essere interessanti anche per terzi.
Un'altra questione è il prossimo appuntamento. Questo, come questo, perché si vede interno a noi, noi abbiamo ipotizzato tra una ventina di giorni circa. È andato bene il modello che abbiamo utilizzato delle due date? A me dispiace molto, noi non possiamo, non ce la facciamo organizzarlo in maniera più delicata, nel senso non possiamo dare più opzioni, perché noi abbiamo una quantità di incontri da fare che è notevolissima e quindi non possiamo mantenere più possibilità, un ventaglio più largo. Quindi due date vi abbiamo dato. Va bene l'orario che abbiamo stabilito, le 16-18? Vi dico perché ci abbiamo più riunioni, perché questo incontro qui che abbiamo fatto insieme, noi lo ripetiamo 5 volte, qua. Quando incominciamo a parlare dei territori separati, perché sono 5 gruppi, quando cominciamo a parlare dei territori separati, ogni incontro lo ripetiamo 20 volte. Quindi ci abbiamo, diciamo, un calendario, mentre voi ci avete, giustamente così è, non è che sto, non so, ci avete un incontro mensile, noi ci abbiamo 20 incontri. Quindi diciamo, abbiamo un po' di affaticamento nel senso di organizzare. È stato un programma molto oneroso che hanno costruito quando hanno presentato questa offerta. Quindi gli incontri ce ne sono tantissimi. Quindi abbiamo un po' stretto la maglia del ventaglio delle ipotesi. Benissimo. Allora io a questo punto, se non c'è altro da dire, ci saluterei. Mi ha fatto molto piacere stare con voi. E ci vediamo, vi mandiamo anche in questo caso, spero presto, un po' prima di quanto vi abbiamo mandato questo, le due date possibili, tra una ventina di giorni dovrebbe essere il momento in cui ci rivediamo, 20 giorni, un mese, adesso vediamo quando concludiamo il primo giro con anche gli altri. Va bene? È stato un grande piacere stare con voi ragazzi. Buona serata. Buona serata, grazie. Grazie. Grazie.